Il Partito Democratico alla Camera, notizie in breve sui principali temi della settimana. Favorire la partecipazione attiva e responsabile delle persone, valorizzare il potenziale di crescita sociale e occupazionale presente nel campo dell'economia sono gli obiettivi della riforma del terzo settore. È un testo che parla ai giovani, infine, e propone l'esperienza del servizio civile. Lo propone a tutti coloro che lo richiederanno. Pensiamo a più di 100.000 giovani. Una vera e propria Eva civica, esperienze concrete, formazione, acquisizione di abilità e competenze utili anche nel mercato del lavoro, impegno civile, la scoperta per i nostri giovani che la dimensione comunitaria è una dimensione costitutiva della propria crescita personale. Approvato il decreto scuola, fondi aggiuntivi per l'edilizia scolastica, assunzioni di docenti, fondi per la ricerca e bonus per acquisti culturali anche per immigrati residenti in Italia. E andiamo avanti anche con questo decreto, perché all'interno di questo decreto finalmente regolamentiamo la puntualità nel pagamento delle supplenze. Assumiamo, e questo è importante, senza fare torti a nessuno, gli idonei delle graduatorie infanzia del 2012. E li assumiamo senza fare torti a nessuno, perché non togliamo posti al concorso, perché ricordiamo che esiste anche un turnover. Abbiamo ricordato in aula la figura del leader del Partito Radicale, Marco Pannella, che ha dedicato l'intera vita per una società con più diritti e meno discriminazioni. Mi prendo lo spazio per leggere queste poche righe. Scriveva Pannella: amo speranze antiche, come la donna e l'uomo, ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della destra storica. Sono contro ogni bomba, ogni esercito, ogni fucile, ogni ragione di rafforzamento, anche solo contingente, dello Stato di qualsiasi tipo, contro ogni sacrificio, morte o assassinio, soprattutto se rivoluzionario. Credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, quando si vuole essere onesti ed essere davvero piti, più che ai saggi o alle invettive, ai testi più o meno sacri e alle ideologie. Siamo soddisfatti del chiarimento del ministro Franceschini in merito alla riforma dei beni culturali varata nel 2014. L'accorpamento delle soprintendenze archeologiche e delle belle arti valorizza e tutela il nostro patrimonio artistico, culturale e ambientale. L'idea di avere non meno ma più sovrintendenze, che siano più puntuali, più capaci di intervenire sul territorio, con maggiore efficienza, significa di fatto rafforzare, perché nulla si tocca di quella indipendenza della sovrintendenza, che è il vero tema, il vero oggetto per cui ci copiano in diversi paesi del mondo. Per approfondimenti consulta il sito deputatipd.it.